Palazzetto di San Sisto, serie D maschile, e la San Sisto Volley vince con Gerardi Svicita di Castello, un ammazza grandi, perché si presentavano qui con il terzo posto e ti fernati, ma Francesco Monopoli non ha fatto assolutamente rimpiangere la formazione locale. Una bella vittoria 3-0 con parziali di 25-22, 25-22, 25-22 e una bella iniezione di fiducia per voi. Sì, veniamo da 3 sconfitte consecutive, ci serviva questa vittoria per riprendere un po' il nostro ritmo. Siamo una buona squadra e meritiamo di stare tra le grandi. Questa partita era importante per noi come iniezione di fiducia, come hai detto tu, e speriamo che, grazie anche a Roberto Menculini che questa sera ha dato una buona prestazione dopo le opache delle altre giornate, stiamo riprendendo. E invece con Fabri, che oggi non ha toccato campo, vogliamo inquadrare un po' questo campionato. Ci sono delle squadre che sembrano irraggiungibili, Narni soprattutto e Spoleto. Sarà possibile per il San Sisto competere anche con le big di questa categoria? Sicuramente abbiamo un buon organico che ci può permettere di arrivare anche a quelle squadre che tu hai definito irraggiungibili, e lavorando bene, soprattutto durante la settimana, abbiamo la possibilità veramente di scontrarci, come diceva anche Francesco, con le più grandi e di essere tra i primi posti senza veramente rimpiangere niente, perché quest'anno abbiamo la possibilità di farlo e è giusto stare dove dobbiamo stare, né sopra né sotto. E infine con Daniele Mazziotti, che oggi è entrato al posto di Menculini, che un attimo si è infortunato, ma tu sei entrato, hai messo subito 2 palloni pesanti a terra, insomma non l'hai fatto rimpiangere, un buono spazio anche per te. Sì, è vero, effettivamente ero un po' preoccupato, la metà perché forse dovevo lavorare, la metà forse perché dovevo giocare, però per fortuna è andata bene. Sì, comunque effettivamente grazie al lavoro che stiamo facendo, soprattutto all'organico che risponde bene, alle disposizioni di mister Madau, che davvero quest'anno ci sta dando una grandissima mano, effettivamente cominciano ad arrivare dei risultati. Ecco, speriamo semplicemente che questo sia un inizio per cominciare ad avere una certa continuità nei risultati, che forse è la cosa che a noi più manca alla fine, perché l'organico è veramente forte ed è competitivo in tutti i suoi reparti. Se riuscissimo a dare più continuità a tutto quello che noi facciamo, alla fine anche i risultati probabilmente saranno migliori di quelli che sono stati fino adesso. Bene, l'ultima domanda la poniamo a Francesco Monopoli, che è anche esperto in statistiche. Ti vediamo sempre protagonista nei campi della Serie A con la Sir Safety per rilevare gli scout ai giocatori, e la domanda è questa: che differenza c'è fra la Serie A e la Serie D? Beh, diciamo che a livello di errori in Serie D ce ne sono molti di più. Comunque la differenza è che in Serie A si allenano 5 volte a settimana, 6, e noi ci alleniamo 2. Quindi la concentrazione loro e il loro allenamento è maggiore del nostro. A livello di statistiche non ne parlo. Lasciando. Bene, comunque sia, il San Sisto ha fatto vedere stasera che c'è. E I proci ci sono. E qual è il prossimo obiettivo su cui fare la gara? Diciamo trovare continuità nel gioco, che è la cosa che in questo momento ci manca, e speriamo che questa continuità arrivi presto, come abbiamo giocato stasera, e speriamo di ritrovarci tra le prime 3. Allora dal San Sisto è tutto, Pallavolo San Sisto vince con Gerardi Svicita di Castello 3-0, Pianeta Volley c'era.